lampadario ha una luce sfavillante, festosa, molto brillante, e ha una valenza sia, diciamo, illuminotecnica, ma anche una valenza spaziale, una valenza volumetrica e forse anche una valenza di, diciamo, di generare meraviglia. Un po' di anni fa eravamo rimasti molto colpiti da, diciamo, di questa meraviglia delle lente fresche. Attraverso una scomposizione geometrica si riesce ad avere la stessa qualità ottica di una lente, però in una superficie molto piatta. Essere moderni nel campo del lampadario significava, per esempio, dare valore a tutta una serie di cose. Ossia, un lampadario, perché un lampadario in cristallo oggi non è più proponibile? Perché è troppo costoso, troppo difficile da maneggiare, troppo difficile da produrre e troppo difficile da montare. Quindi si trattava di scomporre tutte le varie fasi che portano poi all'oggetto lampadario e cercare di modernizzarli, quindi trovare un materiale più leggero, un modo di assemblarlo altrettanto riducibile a una serie di moduli ripetibili nello spazio e alla possibilità di ridurne gli imballi e di semplificare il montaggio. La idea costruttiva che abbiamo seguito fin dall'inizio era quella di riuscire ad avere un elemento unico e poi una struttura centrale fatta con una tecnologia più flessibile che ci permettesse di variare le sue dimensioni. Quindi questi tre elementi, la struttura flessibile dal punto di vista, insisto, produttivo, un modulo altamente tecnologico però producibile in serie e le fonti luminose. Foglia più grande, foglia più piccola che fa due layer diversi, due livelli diversi che permette, che in questo modo ci hanno permesso di coprire la fonte luminosa al 100%, diciamo la lampadina al 100%, che era la sfida più dal punto di vista geometrico più complessa che abbiamo affrontato. La lampada è una lampada tutta aperta, pur essendo coperta la vista in modo intelligente la fonte luminosa, e per cui si determina un elemento che già di per sé è come esploso nello spazio. Tutta questa complessa operazione spaziale è permessa da una struttura che è stata studiata ad hoc. La struttura è anche in sé un'idea molto complessa geometricamente, molto semplice nel modo di produrre, nel senso che è fatta con una mira tagliata, va bene, all'inizio tagliata a laser, poi con una tranciatura e piegatura, che attraverso degli angoli di piega, diciamo gli angoli di piega verticali, questi due angoli di piega che ha qua, permette di posizionare questo piano con un angolo perfetto nello spazio. Questo elemento è sempre lo stesso da un punto di vista concettuale, ma cambiano magari le lunghezze, gli angoli, eccetera, secondo delle logiche molto semplici che le nuove macchine di produzione e controllo numerico consegnano. La lampada è talmente meravigliosa e semplice nella sua realtà che anche il suo montaggio avrebbe dovuto rispecchiare questa fase, questa idea di semplificazione, di elementarizzazione dei problemi. Ovviamente dietro a tutta questa progettazione che si sviluppa poi nella soluzione di problemi molto precisi e di tecnologie sofisticate, c'è anche invece tutta una nostro background culturale, per cui nel concepimento delle forme e nell'immaginazione di queste forme entrano vari fattori che vanno dal mondo organico delle diatomee con le loro strutture geometriche che tu vedi e leggi al microscopio, alle sperimentazioni nell'arte fatte da Calder, le opere di Frank Stella che mette in relazione forme organiche con forme più geometriche che ricordano un po' anche questo rapporto fra l'aspetto, diciamo, più meccanico della struttura e l'aspetto più organico delle foglie. Noi non scegliamo fra un mondo e l'altro, ma li mettiamo in relazione. Sono tutti modi di approccio che sono presenti nella nostra mente e che ci hanno aiutato nella progettazione.
sempre dal punto di vista dell'essenza, sicuramente legato a me è un mondo meraviglioso fatto di elementi minuscoli, però noi non riprendiamo le loro forme, se non la loro essenza, perché se uno riesce in qualche modo a cogliere queste essenze, anche se siano diverse, poi risolvere i problemi con